Fedez sarà ospite da Alessandro Cattelan, la Rai tuona, ennesima fake news. Da vicino nessuno è normale, il rapper sarà ospite regolarmente. Lunedì prossimo andrà in onda su Rai 2 la prima puntata del nuovo show condotto da Alessandro Cattelan. Sarà un people show in cui con ironia verranno analizzate le manie delle persone. Ovviamente ci saranno anche tanti ospiti di prestigio. E contrariamente a quanto riportato ieri pomeriggio nella prima puntata ci sarà anche Fedez, che non sta vivendo un periodo particolarmente facile della sua vita per via della separazione da Chiara Ferragni e per essere finito sotto indagini per quello che è successo a Cristiano Iovino. Ad annunciare la sua ospitata ufficialmente è stata proprio la Rai con uno stringato comunicato diramato pochi minuti fa. Ennesime fake news, lo sfogo della Rai dopo le notizie sulla presunta mancata ospitata del rapper da Cattelan. L'azienda pubblica televisiva, nel suddetto comunicato diramato poco fa per smentire le notizie relative alla mancata ospitata di Fedez a Da noi nessuno è normale, ha anche colto la palla al balzo per attaccare chi ha invece detto il contrario nella giornata di ieri. Una fake news, clamorosamente smentita dai fatti e diffusa con inaccettabile e gratuita leggerezza, con il solo scopo di gettare discredito sul servizio pubblico. Insomma, a prescindere dalle polemiche, l'ex marito di Chiara Ferragni sarà ospite nello show di Alessandro Cattelan come previsto fin dall'inizio lunedì 20 maggio in prima serata su Rai 2. Fedez è tornato ad attaccare i giornalisti, verificare le notizie prima? Si segnala che a stretto giro anche il rapper ha commentato su Instagram le illazioni inerenti ad una sua mancata partecipazione a Da vicino nessuno è normale in onda lunedì prossimo sul secondo canale Rai. Cosa ha detto? L'ex marito di Chiara Ferragni ha criticato nemmeno troppo velatamente il modo in cui lavorano i giornalisti. Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo. Motivo per cui si è chiesto perché non verrebbero verificate le fonti prima di lanciare qualsivoglia news, ma a questo punto verificare la veridicità della notizia prima, no? No. Si segnala che Davide Maggio, che per primo ieri ha dato la notizia che la sua ospitata da Alessandro Cattelan sarebbe saltata, ha risposto per le rime direttamente sul suo profilo X, asserendo che la fonte sarebbe stata direttamente la produzione dello show. Proprio loro ci hanno confermato che non ci sarebbe stato più.